Ebbene sì, tifosi del Napoli, ci siamo. Dopo la grossa ansia, e vi capisco, per aver perso un calciatore importante, probabilmente attualmente il più importante del Napoli, come Kalidou Koulibaly, finalmente per voi arriva il sostituto. Sì ragazzi, perché De Laurentiis acquista Kim Min-jae o Kim Jae-min, chiamatelo come vi pare, il coreano del Fenerbahce, proprio per sostituire KK. E adesso ovviamente ragazzi la curiosità mi assale, ma penso che stia assalendo anche voi, per cercare di capire, ora comincia la Serie A, per cercare di capire se questo ragazzo che al Fenerbahce ha dimostrato cose importanti può effettivamente sostituire a dovere e non far sentire l'assenza di uno come Kalidou Koulibaly. Sono qui per parlarne, per parlare di caratteristiche tecniche, per parlare di quello che può dare a questo Napoli, per dare un voto, anzi due voti come faccio di solito, se volete potete darli anche voi qui sotto nei commenti, ma vi saluto immediatamente. Ciao e bella a tutti da me. Vi invito a lasciare mi piace, mi raccomando, per supportare i miei contenuti è gratis. Vi invito ad iscrivervi e ad attivare la campanellina, così non vi perdete mai le notifiche e nessun contenuto che pubblico. È gratis anche questo. Ho anche altri due canali YouTube, uno di calcio parallelo a questo e un canale extra calcio dove sto facendo la carriera di Formula 1 e non solo. Trovate i canali in descrizione o durante il video compariranno qui. Se volete restare sempre aggiornati sul mondo del calcio e sulla vostra squadra del cuore, ragazzi, c'è un modo completamente gratuito per farlo. Passate sul link in descrizione e in maniera completamente gratuita potete scaricare OneFootball, statistiche, notizie, risultati delle partite in tempo reale, curiosità. Appena ricominciano i campionati potete vedere gratuitamente tutti gli highlights, Serie A, Serie B, Serie C. Ragazzi, ma che vi costa provarla? L'applicazione è gratuita, portate in due click dal link in descrizione. Kim Min-jae, ragazzi, giocatore molto interessante. Devo dire una cosa, voglio mettere subito i puntini sulle i. Il Napoli dal momento in cui perde Koulibaly punta tutto su un calciatore. L'obiettivo numero uno era quello e riescono nell'intento di prenderlo. Io ho fatto un applauso per questo perché il Ren, ragazzi, era praticamente passato in vantaggio, sembrava fosse tutto fatto. Adesso non entro nelle dinamiche se la responsabilità di averlo perso è più del Ren o fatto sta che il Napoli se lo porta a casa. Allora, prima di entrare nei meriti delle caratteristiche tecniche, ragazzi, ovviamente io vi devo parlare della sua storia, del suo passato barra presente, no? Non quello che sarà al Napoli, quello che Kim era fino a poco fa, fino a prima dell'ufficializzazione al Napoli. La storia di Kim come calciatore, ragazzi, di livello importante, in realtà comincia in maniera abbastanza recente. Comincia l'anno scorso, perché il 16 agosto 2021 il Fenerbahce lo preleva, credo giocasse nel campionato cinese. E voi capite bene, ragazzi, che per quanto un giocatore possa, insomma, calcio che conta, campionato turco che è comunque inferiore, non me ne vogliate, ai campionati europei, la sua storia comincia da poco. C'è da dire però che col Fenerbahce, ragazzi, si è dimostrato un calciatore veramente pazzesco sotto ogni punto di vista. Sembra essere esattamente il sostituto naturale di Kalidou Koulibaly, perché le caratteristiche del calciatore sono molto simili. Ha una buona velocità di base. Io continuo a ripetere che secondo me Koulibaly è più veloce, ma lui non è che cammina, capito, piano. È veloce anche lui. Poi, ragazzi, lo abbiamo visto finora nel campionato turco, lo voglio vedere in una realtà come la Serie A. È capace pure che in Serie A, ragazzi, arriva anche in velocità ai livelli di Koulibaly. Chi può dirlo? Questo è tutto da... è tutto da vedere. Stazza fisica imponente, addirittura più alto di Koulibaly. Ragazzi, c'ha una visione del gioco di quelle pazzesche, riesce ad anticipare tantissimo le azioni. È anche uno con una buonissima tecnica di base, che sa anche dribblare all'occorrenza, sa partire dalla difesa palla al piede e comandare anche la difesa, sa anche impostare. Veramente, ragazzi, se la mettiamo sotto questo punto di vista, Kim sembra un giocatore completo sotto ogni punto di vista. C'ha 25 anni, quindi comunque che cosa va a fare il Napoli? Non ti va a prendere parte Koulibaly,
un giocatore già formato, un giocatore che magari sta già verso la parabola discendente, non punta su un calciatore di esperienza assoluta per tenere alto il livello della difesa, punta anche su una scommessa. C'è da dire una cosa, hanno trovato l'accordo ovviamente con il calciatore economico, commissioni con gli agenti e diritti d'immagine e via dicendo, lui ha sempre preferito il Napoli a Rennes, gli agenti avrebbero preferito vederlo a Rennes perché se diceva molte più commissioni per loro, poi non so perché non sono ancora trapelate le cifre, come il Napoli è riuscito a convincere alla fine, no, il calciatore e l'entourage, questo sorpasso esattamente come sia avvenuto non lo posso sapere, ma Kim ha sempre preferito il Napoli. Hanno pagato la clausola da 20 milioni di euro, che non sono pochi soldi, ti puoi permettere di fare un investimento di questo tipo perché ragazzi, ovviamente, ti sono rientrati dei soldi per Kalidou Koulibaly, ti sono avanzati anche dei soldini che magari puoi investire in altri reparti. E adesso ragazzi io veramente sono particolarmente curioso, tifosi del Napoli potete cominciare a stare un po' più tranquilli, seppur capisco che la partenza di Koulibaly e l'arrivo di Kim non vi faccia star tranquilli, perché quello che ha dato Koulibaly lo sapete, quello che può dare Kim ve lo potete solo immaginare, le aspettative sono alte, ma il peso di dover sostituire un giocatore così importante come Koulibaly, lo ripeto, vi capisco, non vi fa star tranquilli. Io vi posso dire che sono fiducioso, guardandola dall'esterno, secondo me è un ottimo giocatore, però ragazzi, ovviamente, ripeto, bisogna metterlo alla prova. La difesa del Napoli, bene o male sistemata, potrebbe, secondo me, anche eventualmente arrivare un ulteriore rinforzo senza strapagarlo, senza investimenti importanti, potrebbe arrivare la classica pezzaccia barra jolly. Per il momento ragazzi è arrivato Østigard, è arrivato lui, c'è Rachmani e ricordiamolo c'è anche Juan Jesus, quindi dovesse arrivarne un altro è per comunque, Napoli gioca con la difesa a 4, due titolari, due riserve, però Pecco Prisse, non si sa mai, magari la pezzaccia di turno a pochi milioni di euro può sempre tornare utile. Io credo che Rachmani per la prossima stagione continuerà ad essere titolare, questa è l'idea che mi sono fatto, e credo che Kim gli verrà affiancato, Juan Jesus subentrerà ovviamente all'occorrenza, Østigard verrà secondo me inserito piano piano nel contesto, seppur al Genoa ha dimostrato che è un calciatore già pronto per giocare titolare, deve migliorare in alcuni aspetti. Ragazzi, mi si è spento il monitor del computer, stava a fare una cosa, beh lasciamo perdere, e quindi diciamo che deve secondo me acquisire un po' di esperienza, poi staremo a vedere quel che accadrà. Voto in rapporto qualità-prezzo, non lo paghi poco, lo paghi praticamente l'attuale valore, anzi Transfer Market lo valuta 14, la clausola è stata messa a 20 milioni di euro, quindi io non posso che dare 6,5. Per il potenziale ragazzi, io vi dico la verità, non esagero con il voto, ma secondo me può salire a dismisura. Io do 7,5, perché ripeto, devi sostituire uno come Koulibaly. 7,5 non è un voto basso, può arrivare anche, è tendente anche al 9 tranquillamente. Vediamo l'impatto che avrà con la Serie A, con un campionato che conta molto di più, ragazzi, ripeto, non lo dico per smerdare il campionato turco. La differenza tra il campionato turco e la Serie A, ragazzi, è un livello superiore, seppure anche forse due, quindi ha tutto da dimostrare, c'ha personalità. Quindi secondo me a livello mentale lo switch non dovrebbe sentirlo. Curiosissimo, lo ripeto, di vederlo all'opera, le caratteristiche tecniche le ho descritte e io vorrei sapere da voi che cosa ne pensate qua sotto nei commenti, ragazzi. Liberamente, anche se non tifate Napoli, pensate che possa essere il rimpiazzo giusto per sostituire uno come Koulibaly e per tenere, ragazzi, ovviamente il terzo posto in classifica. Il Napoli dovrà continuare a fare calciomercato, ma capite bene che l'anno prossimo senza Koulibaly, con Kim e con Østigard, devono tenere botta, hanno preso quella posizione di classifica, dovrebbero riconfermarsi. Me lo fate sapere qua sotto nei commenti, mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi a tutti i canali, social in descrizione, contenuti consigliati, non vi dico quello che sto a fare, lo scoprirete presto. Alla prossima con un nuovo video. Ciao ragazzi!